Bocche cucite nel centrodestra aquilano e regionale, barricato dietro al silenzio con telefoni che squillano a vuoto per tutta la mattinata. L'unico a rispondere al telefono da fuori città è il capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio Comunale dell'Aquila, Giorgio De Matteis, che rinvia ogni sua dichiarazione a lunedì, lasciando intendere di essere basito per quanto sta succedendo all'Aquila. Interviene anche il senatore di Noi con l'Italia, Gaetano Quagliariello, che rimanda tutto alla riunione che si terrà lunedì tra Berlusconi, Salvini e Meloni, da cui dovrà finalmente uscire il nome del candidato presidente in Abruzzo. Quagliariello mette in guardia e ne ha veramente per tutti. Non si può tirare la corda oltre il consentito, dice il senatore. In politica esistono delle regole che vanno rispettate. La prima è che la candidatura debba essere espressa in tempo per poter fare una valida campagna elettorale. La seconda è che non ci si insulta dentro la stessa coalizione. Terza regola è che non si operino cambi di maglia o quantomeno non si sollecitino nei giorni e nelle settimane precedenti le elezioni, dice con evidente riferimento alle voci che indicano il vice sindaco di Forza Italia Guido Quintino Liris, deciso a passare con Fratelli d'Italia il partito del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, portando con sé i consiglieri e l'assessora alla cultura Sabrina Di Cosimo. Uno scenario che vedrebbe, se si realizzasse, azzerare il gruppo forzista in consiglio comunale. Sulla base di questa evidenza, aggiunge Quagliariello, sto cercando di dare una mano a ricomporre la situazione per far emergere una soluzione positiva da questa scazzottata. In sostanza, Quagliariello auspica che dai vari contatti in corso in queste ore esca finalmente il nome del candidato per il centrodestra, speriamo con soddisfazione di tutti. L'obiettivo è che il centrodestra torni a governare l'Abruzzo e se non si troverà la quadra sul nome nelle prossime ore, mette in guardia il senatore, da possibile vittoria tutto ciò si trasformerà in una sconfitta. Quanto all'indicazione di Marco Marsilio come candidato proposto da Fratelli d'Italia, Quagliariello ricorda che c'è una terna di nomi. Oltre al senatore, l'ex assessore regionale Gian Donato Morra e il cardiochirurgo Massimiliano Foschi, da cui lunedì uscirà il prescelto. Infine il messaggio rivolto a tutti i protagonisti della lite nel centrodestra a tornare nei ranghi, perché le regole della politica non possono essere stravolte da comportamenti tipici dell'asilo infantile, parole probabilmente destinate a far discutere ancora. In realtà c'è un'agenda incredibile e poi c'è